Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale Gameplays 1973 Channel. Un saluto dal vostro amico Salvo. In questa videoclip che sto pubblicando si parla del gioco di Elden Ring, delle critiche che sono avvenute dopo la pubblicazione di quel video di 30 secondi sul web, dove, come state leggendo qui, ho scelto Every Day. Il loro articolo, Elden Ring dopo il gameplay linkato, nembi e polemica per il comparto tecnico. Allora, io il video l'ho visto, quello dei famosi 30 secondi. Cioè, io non mi voglio ritenere un esperto dei Souls, li ho giocati tutti, però il video l'ho visto. E il video si vede che palesemente è una build vecchia, anzi dovrebbe essere secondo me una pre-alpha, perché facendo il paragone, scusate che sposto la telecamera, facendo il paragone con il trailer ufficiale, eccolo qua che lo facciamo partire ed è in italiano, la differenza si vede palesemente. Ce lo guardiamo insieme, così anche voi noterete la differenza tra i famosi 30 secondi che hanno pubblicato, ragazzi. E poi continueremo la nostra discussione. Eccolo qua. Questo è il trailer ufficiale. Una decisione avventata. Ed è tutto perduto. La magia deve essere la tua ultima risorsa. Ha delle regole, ha dei limiti. L'anello si è svegliato. Di solito i cavalieri integrano anni a prendere quello che tu hai scoperto di stito. Ma la morte non è cosa da festeggiare. Bello. Ok, fermiamo il video, ritorniamo alla notizia. Allora, come state vedendo, vi ho fatto vedere quello del trailer ufficiale. Alla domanda che leggevo qua sul comparto tecnico mi viene da ridere, perché per un semplice motivo. Essendo che non è un gioco esclusiva per una sola console, è normale che il comparto tecnico non possa essere eccelso per le varie console, visto che, come ho detto poco fa, è un gioco multipiattaforma, quindi il comparto tecnico è l'ultima cosa che dovreste guardare. Anzi, graficamente, da come l'hanno presentato, non è niente male. Quindi, se era un'esclusiva, allora la cosa era diversa. Avrei dato pure ragione su questa notizia. Però, ripeto, prima di giudicare, di dire che non lo compro o di fare speculazioni al cazzo, scusatemi la frase, aspettate di avere il gioco. Fate come ho fatto io ci provo, non è detto che venga scelto, però ci provo. In caso dovessi essere scelto, io farò una live stream dove proverò il gioco, tutte le sue sfaccettature, se verrò scelto per poterlo provare il gioco di Elden Ring, perché mi sono iscritto 3 giorni fa. Prima del 12 dovrebbero arrivare le email dei codici per
chi è che è stato scelto a sorte. Spero di essere fortunato. A caso ve lo comunicherò e poi quando farò la diretta live analizzeremo il gioco in tutte le sue sfaccettature come ho detto poco fa. Quindi ripeto a tutti quanti, ognuno può dire tutto quello che vuole, però prima di criticare un gioco della From Software dovete pensarci. Per carità, From Software non è il top del top, perché sui giochi che ha fatto di tutti i Dark Souls, Sekiro e Bloodborne qualche piccola pecca ce lo sappiamo, però nell'insieme i giochi sono meravigliosi. Io sono convinto che Elden Ring sarà un grandissimo successo, come sono convinto che vincerà l'Oscar dei videogiochi, quindi From Software si metterà in tasca il secondo Oscar e subito dopo verrà annunciato, ve lo dico io già in anteprima perché è una voce che gira, già confermata, che Bluepoint farà la remaster di Bloodborne per console PS5. So che uscirà anche per PC la remastered di Bloodborne. Verranno aggiunte delle cose in più che avevano tagliato, lo sappiamo tutti quanti che avevano tagliato cose, verranno aggiunti. Ma in più, come vi dicevo, era annunciato Bloodborne 2 che lo farà lo stesso Miyazaki. E con quell'annuncio state tranquilli che si vincerà il terzo Oscar, ragazzi. Lo vincerà palesemente il terzo Oscar Miyazaki. Quindi From Software già ci sta qui, hanno gusto a vincere gli Oscar. Quindi adesso io pubblicherò il video, aspetteremo il 12, si inizia, spero, come ho detto, di essere scelto, spero. In tal caso vedrò dove potrò vedere una live, spero in italiano, per poter poi fare le domande sperando che il tizio risponda. Va bene ragazzi, io pubblico il video, come sempre vi chiedo un bel pollice in su per sostenere il canale, io vi ringrazio sempre e comunque e ci becchiamo, come dico sempre, alla prossima. Ciao a tutti, spero che voi vogliate commentare quello che ho detto e esprimermi anche le vostre idee, così ne possiamo discutere, in tal caso possiamo aprire anche un dialogo se volete. Ok, io vi saluto, ciao, alla prossima, ciao ragazzi.